Finalmente partiamo, andiamo a Parma e conosco il regista, si chiamava Bernardo Bertolucci. Io faccio un film come aiuto operatore, faccio anche i fuochi, l'assistente, tutto là. E mi impegno a non pensare che era un'altra persona giorni prima. È il più bel film che ho fatto, credo, in quel tipo di professione, perché un grande insegnamento era un domani, ognuno di noi può diventare anche il Presidente della Repubblica, ma in questo momento storico io sono questo. E devo fare bene questo. Se non faccio bene questo, non posso neanche fare un altro passo avanti per crescere. Questo me lo messo in testa da solo, molto molto chiaro. La cosa che mi stupì con Bernardo, che aveva 22 anni, abituato quando facevo l'ora di macchina con altri registi che non si comportavano in questa maniera, ma in un modo più o meno professionale, bene, lui veniva sul set con un mirino e cominciava, prima di mettere giù le cose, a guardare col mirino un certo tipo di spazio. Se lo creava, poi chiamava gli attori, faceva la prova, dopo faceva mettere il carrello, la macchina, eccetera. Cioè lui scriveva con la macchina da peso. Io rimasi scioccato per la gioia. Lui aveva 22 anni, non è che aveva un'esperienza del fatto chissà che. Aveva fatto La Comare Secca, credo, prima di questo, che non era poi un suo film. Era una scrittura di Pier Paolo Pasolini, che però gli era servito un po' dall'inizio. Finisco questo film, la fortuna vuole che questa crisi finisce, riprendo a fare il mio lavoro di operatore della macchina, finché arrivo a quello che ho detto dell'esordio con Franco Rossi. Appena finisco il film, una telefonata, e una telefonata che io ho atteso in quei due anni che stavo a casa a studiare tutti i giorni, forse. E sento una parola, una voce con la R, dice: "Cacco Vittorio, ti ricordi di me?" E dico: "Certo, Bernardo, che mi ricordo di te. Accidenti, mi ricordo di te. So che tu hai esordito, ho un piccolo film da fare che è per la televisione, anch'io ho avuto un certo percorso, ho avuto delle problematiche, eccetera, eccetera. Si chiama La strategia del ragno." E quindi ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a parlare della strategia del ragno, che no, facevo cinematografia, non avevo portato di macchina, però eravamo piccole, poche persone, perché era un film per la televisione, eravamo un piccolo gruppo, non avevamo neanche un gruppo elettrogeno, però lui voleva fare la ripresa sonora diretta, quindi prendevamo una macchina grande, cercando di aiutare anche i macchinisti noi. Ma sul piano figurativo ci fu una cosa molto importante. Lui mi portò, ricordo, vicino Piazza di Spagna, ad una libreria, mi mostrò un libro di René Magritte, un grande pittore surrealista, straordinario. Io devo dire, mi sentii veramente ignorante, non conoscevo neanche René Magritte, non capivo bene quello che lui mi diceva. Sentivo una certa vibrazione, certe cose nel guardare i dipinti di René Magritte, e non sapevo come tradurlo in immagini in quel momento. Come tradurlo con il rapporto luce-ombra e compagnia. E però dice: "Sai, mi piace molto questo tipo di visione magrittiana." Poi piano piano ho capito che c'era però un qualcosa nell'arte di Magritte che era straordinaria. Cioè non si ferma mai, se guardate i suoi dipinti, in un piano. C'è sempre una continuazione, dietro una finestra, dietro una porta, c'è come un senso di visione dell'infinito. Quello mi rimase in mente. Io però avevo fatto un piccolo film, dopo giovinezza, in Jugoslavia, e ho scoperto i pittori primitivi jugoslavi, che mi avevano scioccato dal grande cromatismo di colore che loro avevano, che dipingevano sul vetro. C'era un gruppo di pittori su un paesino, Klebine, vicino a Zagabria, e quello mi aveva molto colpito, c'era la pittura primitiva. E allora poi avevo fatto delle ricerche sulla pittura primitiva e ho scoperto che c'era un signore che si chiamava Antonio Ligabue, proprio di Parma, qua stava, di vicino. Allora propongo a Bernardo, dico: "Bernardo, questa cosa di Magritte capisco nel tipo di visione che possiamo avere, però sul piano del colore, questa scoperta del tornare dalla città alla campagna, eccetera, forse l'arte primitiva ci può aiutare." E proposi questa visione.